Sto facendo una registrazione di questo canale giapponese che si trova online. È un canale famoso, questo è NHK. Stanno facendo vedere quanto tempo si perde in un ufficio dove programmano i videogiochi, per dire. Proprio ad aggiungere le ore che si perdono proprio a modellare i personaggi e la stanchezza di questi poveracci. Ecco, questa è la prima volta che vedo uno che lavora senza museruola. Molto strano perché per tutto il programma si vedevano questi zombie in museruola. E niente, qui finalmente si vede una faccia. Bene, bene, io pensavo di registrare questo video. Demon Producer. Quindi lui è diciamo, ordine urgente, dice qua. Attenzione, arriva un ordine urgente. Ecco, vediamo gli schiavi con il controller in mano. Vediamo di abbassare un po' il volume. Ecco. Attenzione, molto probabilmente questo video sarà bloccato perché magari ci sono contenuti. Comunque, questo è come, diciamo, fanno perdere in un mondo. Siccome lo schiavo non vive più, devono creare un mondo virtuale allo schiavo in cui perdersi, mici di sì. Per questo il rettile dà così tanta spazio, soldi e tempo, dedica così tanto tempo allo sviluppo di questi di questi mondi virtuali. E questi sono gli schiavi che tu gli dai qualche soldo, gli metti anche la museruola in faccia e loro ti stanno lì e ti programmano questi mondi virtuali, te li creano, così degli schiavi in tutto il mondo possono comprare questi videogiochi e scappare un po' dalla realtà invece di magari capire che sono dei cazzo di schiavi. Ecco, gli si dà questo mondo così virtuale. Ecco, questi qua prima stavano facendo vedere come stavano 2 ore perché capito, questi prima programmano col 3D, poi in un'applicazione su Windows fanno partire il gioco lì in modalità così che solo gli sviluppatori possono, e dove guardano ogni cazzo di dettaglio, no? E passano ore e ore correggere cose che magari non vanno, eccetera, eccetera. E stanno lì ore e ore in ufficio, tutti museruolati, with a face diaper. Ecco, questa è la vita che fanno questi poveracci. Circondati di wifi e di energy drink perché stavano sempre a bere roba sana. E solo in questo modo puoi fare una vita del genere, ragazzi. Questa è vita, ragazzi. Sta lì in ufficio per ora a bere energy drink, fissare lo schermo. Ecco, we darkened it now. Now it's too dark. Ecco, l'abbiamo scurito, però adesso è troppo più scuro. Dobbiamo un attimo schiarirlo, capito? E intanto la vita fuori da questi box. Ecco qua. Cosa sta facendo questo schiavo? Sta pulendo gli schermi. Wipe the screen so everything looks perfect. Deve pulire gli schermi così tutto, insomma. Ecco, capito? Ognuno di loro è dedicato a una sezione del videogioco, no? Eccetera, eccetera. Ecco, tutti museruolati, ragazzi. Bellissimo. Passano l'intera vita a programmare. Ah, stiamo parlando di Resident Evil, quindi sicuramente. Guarda che mongoli, ragazzi, col naso di fuori, però mettono la museruola perché sono dei cazzo di schiavi. Cioè, il rettile non solo gli fa fare una vita di merda così in ufficio e tutto, ma adesso gli mette anche pure la museruola in faccia. Cioè,
E fra poco un pisello in bocca gli metterà anche. Ma non so che cazzo altri può fare il rettile a questi. Ecco, creano il mondo virtuale, perché siccome lo schiavo non ha più potere di fan cazzo, con i videogiochi hai il potere di muoverti, quando in realtà tu non ti puoi muovere, perché se ti muovi hai a che fare con degli altri zombie, o litighi o non hai modo. Ecco, e puoi entrare in una caverna. Realmente questo lo facevamo quando eravamo liberi. Entravamo, esploravamo e che cazzo ne so. Litigavamo fisicamente con altri schiavi. No, adesso no, non c'è bisogno. Ecco, tutto virtuale. Guarda, poi puoi stare sopra una boat and you can float like this. Guarda che bello. Questo è il mondo virtuale che ti ha creato il rettile. Guarda questi zombie. Ma il rettile, ragazzi, a un certo punto non avrà bisogno nemmeno di questi zombie qua. Perché è, secondo me, la tecnologia già c'è, il rettile è un'entità che noi non sappiamo, cioè l'entità che ha creato l'intelligenza artificiale, le cose così complesse che ci stupiscono, che riesce a creare, no? Sembrerebbe che abbiano, sembrerebbe che siano un'entità che noi non riusciamo nemmeno a capire. E quindi utilizzare questi zombie qua per fare dei videogiochi ci mettono delle ore. E faceva vedere prima che per un personaggio ci mettevano un mese per la testa, 2 mesi per i vestiti e le cazze, e poi un altro mese solo per tweaking, diceva, cioè tipo aggiustamenti vari, no? E questo per il modello 3D. Ecco, io sono sicuro che loro hanno già la tecnologia per creare. Ma presto non serviranno nemmeno questi aggeggi per giocarci ai videogiochi. Computer o controller, no. Ti verrà trasmesso direttamente nel tuo cazzo di cervello di Neanderthal. E via tutto questo. Ma si vede che loro devono fare tutto questo teatro perché ancora devono tenere occupati questi schiavi con lavori, eccetera, eccetera. E quindi sono gli schiavi che adesso fisicamente si mettono a fare qualsiasi modello, eccetera, eccetera. Ma in realtà il rettile, secondo me, già è la tecnologia per ficcarci proprio un flusso del videogioco che arriva nella tua cazzo di testa di minchia, di schiavo, e tu cominci, stai in un altro mondo. Ma per il momento dobbiamo. Ok, è finito il programma, ragazzi. C'è un'altra roba che adesso qua su sto programma, su sta canale qua. Quindi chiudiamo qua, abbiamo visto altra merda. Alla prossima merda.